Veniamo ora allo sport, parliamo di calcio. Il Mantova si congeda dalla Coppa Italia con il 2-2 di ieri nel derby contro la Cremonese al Martelli. Vediamo le immagini. Mantova Cremonese di mercoledì alle ore 17 del 31 agosto nell'ultimo turno di Coppa Italia. Risultato: pochissimi spettatori, con una città mezza chiusa, senza nessun tifoso ospite in curva Cisa. Si chiude così tristemente l'esperienza del Mantova in Coppa Italia per la stagione 2011-2012. Si chiude con un 2-2 divertente, giocato meglio dal Mantova in confronto al match contro la San Bonifacese, ma con ancora il rammarico di non essere riusciti a gestire un bel vantaggio. Giusto così, comunque, sarebbe stato da pazzi sputare sangue a 3 giorni dall'inizio del campionato. Il match è servito essenzialmente per testare la condizione di tutto il resto della rosa, con alcune liete conferme. Bene Vignali sulla destra, bene il giovane attaccante 5, autore di un bellissimo gol. E ha confermato di avere classe da vendere il giovane Fonte, ancora una volta applaudito a scena aperta dal pubblico virgiliano. A questi si aggiunge anche la buona prova di Davide Bersi, autore del gol del vantaggio e giocatore che ha dimostrato una duttilità tattica straordinaria, dote ben rara nel calcio di oggi. La cronaca: la prima emozione nasce da una mischia che porta il Mantova in rete, ma il gol viene annullato per fallo di mano di Bersi. Successivamente ci proveranno anche Del Sante e Noman, senza fortuna. Il Mantova passa al 38esimo con Bersi, che servito da Albanese mette nell'angolo la sinistra di Bianchi. Il tempo si chiude con un sinistro lato di Rabito. Nella ripresa esce la Cremonese con Boccalone e Finocchio vicino al gol, ma il Mantova a raddoppiare con il subentrato 5, che di potenza mette nell'angolo sotto la curva al 18esimo. La reazione della Cremonese rabbiosa e dal 32esimo accorcia le distanze con Drago, lasciato troppo libero al limite dell'area piccola. Dopo una bella azione del subentrato Colonetti ed un paio d'occasioni di Spinale Noman, la Cremonese pareggia allo scadere. Boccalone, forse in posizione di fuorigioco, viene steso in area da Caccavale. La punta grigiorossa spiazza Bellodi per il 2-2 finale. Coppa archiviata e domenica si parte col campionato.